Presentati oggi nel corso di una conferenza stampa presso il Palazzo d'Orléans alla presenza del Presidente della Regione Nello Musumeci, le giornate FAI di primavera. Alla conferenza di oggi hanno partecipato il Presidente del FAI regionale, Giuseppe Taibbi, gli assessori regionali rispettivamente ai beni culturali e all'economia, Alberto Samonà e Gaetano Armao, il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il Comandante della Regione Carabinieri di Sicilia, Generale Rosario Castello e Marco Magnifico, vicepresidente esecutivo del FAI. Hanno seguito la presentazione in videoconferenza le delegazioni FAI della Sicilia. L'apertura dei giardini zoologico e botanico è prevista dopo le giornate FAI di primavera in Sicilia, dove apriranno al pubblico sabato 5 e domenica 6 giugno prossimo. Aree archeologiche, musei, orti botanici, itinerari naturalistici e borghi storici. 42 luoghi in tutta la Sicilia poco conosciuti e inaccessibili. La manifestazione del Fondo per l'Ambiente Italiano è realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura della Regione Siciliana, il supporto della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana, dell'Arma dei Carabinieri, che in Sicilia aprirà ben 7 caserme storiche. L'edizione di quest'anno è stata inoltre insignita della targa del Presidente della Repubblica e ancora una volta consentirà ai siciliani di scoprire luoghi più o meno conosciuti del patrimonio culturale dell'isola grazie al lavoro dei volontari, delle delegazioni e dei gruppi FAI, che con entusiasmo dimostra la voglia d'Italia e fiducia nel Paese, come anche ha commentato Giuseppe Taibbi, Presidente del FAI Sicilia. La Sicilia si accredita come una delle mete e delle tappe preferite al mondo per il turismo. Partire dal turismo naturalistico, partire dal turismo culturale, credo sia un'ambizione che abbiamo il dovere con l'assessore Samonà e con l'assessore Messina di inseguire e di realizzare. Ed anche quest'anno aggiungiamo all'itinerario tradizionale l'apertura dei giardini del Palazzo del Governo, giardino zoologico e giardino botanico, perché i giovani, ma non soltanto i giovani, possano apprezzare questo angolo straordinario della natura che abbiamo voluto preservare, abbiamo voluto mettere in regola con la legge e che adesso, proprio nelle giornate del FAI, consegneremo alla pubblica fruizione. La novità principale è dare il messaggio che l'Italia si è riaperta, che la fiducia deve animare i nostri cuori, che la bellezza dell'Italia è il driver per l'Italia del futuro. Ma devo aggiungere una cosa da uomo del Nord. Voi del Sud non avete idea che cos'è il Sud per uno del Nord. Venire al Sud per uno del Nord è un'iniezione di vita, di fiducia, di forza fisica, di gioia. Per cui sono felice di essere a Palermo e sono felice che le giornate FAI di primavera si possano svolgere anche qua, perché nel resto d'Italia si sono svolte 2 settimane fa. Voi eravate arancioni, ora finalmente siete gialli, evviva!